Entro in Barbagallo qui a Campobello di Licata per questi 3 giorni della festa dell'unità. Ma una festa sentita, attesa, organizzata dalla Federazione Provinciale di Agrigento, in particolare da Simone Di Paola, che ringrazio. È una festa fondata tradizionalmente sull'ascolto, su presenze significative dei ragazzi, dei giovani, degli affezionati del nostro partito, e anche una presenza della festa che sembra marcare l'alternativa rispetto ai disastri che il centrodestra sta facendo in Sicilia, in particolare in questa provincia, dove le logiche clientelari continuano a regolare i temi che riguardano la sanità e i servizi pubblici essenziali. E serve una grande risposta. Il Partito Democratico oggi, proprio da Campobello di Licata, lancia la grande sfida alle elezioni provinciali, nei 6 liberi consorzi, facendo appello ai tanti amministratori che oggi si sentono traditi dal centrodestra. Quel centrodestra che continua a elargire finanziamenti ai comuni non in base alla meritocrazia o al numero di abitanti, ma in base al colore politico del sindaco, dei consiglieri o degli assessori, ed è una faziosità insopportabile che colpisce i più fragili che oggi vengono assistiti dai comuni. I comuni oggi si occupano di asili nido, anziani, minori. Ogni volta che vengono fatti torti ai sindaci, agli amministratori locali, vengono fatti torti ai più deboli. Ecco, lei ha puntato il dito sull'inefficienza del governo Schifani e sul suo clientelismo. E credo sotto gli occhi di tutti, la logica non è quella dello sviluppo della Sicilia, ma questa logica dell'amico degli amici continua a far scendere la Sicilia nelle peggiori, sempre più in fondo nelle classifiche, e soprattutto Schifani continua a non risolvere nessuno dei problemi che ha la Sicilia, dalla siccità ai rifiuti, alla domanda di lavoro, al trasporto pubblico, alla dispersione scolastica. Continuiamo ad andare sempre peggio, il governo continua a non cavare un ragno dal buco. Per parte del centrodestra, il campo largo proposto alla sua segretaria in Sicilia è fattibile? Assolutamente sì, però serve un campo largo che sia anche un campo coerente e pronto alla battaglia politica, denunciando le nefandezze che ogni giorno fa il governo Schifani e il governo Meloni, ma anche lavorando su un modello nuovo di Sicilia. Vogliamo una Sicilia lontana dalle logiche attuali, che invece premi il merito, a partire dai manager della sanità. Io lo dico spesso, dobbiamo premiare i migliori, e serve che ad amministrare la sanità siciliana, per uscire da questo tunnel servono i manager migliori, e noi, se torneremo al governo, sceglieremo i migliori. Antonello Cacoligi, alla festa dell'unità a Campobello di Licata si è discusso di sanità e di mala sanità, purtroppo, da La che Sicilia parte? sta peggiorando perché c'è un abbassamento complessivo del ruolo della pubblica amministrazione, del rigore che deve avere la pubblica amministrazione e del fatto che la sanità va organizzata. Oggi il grande buco della sanità si chiama difetto di organizzazione, e quindi è lasciata a un modello che sostanzialmente di fatto espelle i cittadini dall'accesso ai servizi pubblici. Tantissimi sono costretti a ricorrere non alla sanità privata, a pagarsi le prestazioni per avere un minimo di diritto alla salute. Questo è inaccettabile. È chiaro che dove si muovono soldi ci sono interessi. Il più delle volte spesso sono interessi anche illeciti, e credo che la politica ha il dovere di non girarsi la faccia e non prendere atto che le cose vanno così. Dobbiamo provare a cambiare. Che dobbiamo togliere la sanità come piazza di potere e di giochi di potere. Sulla sanità non si gioca il potere, bisogna ricostruire il sistema sanitario nazionale perché c'è un mandato costituzionale, l'articolo 32 della Costituzione sancisce che la salute è un diritto per tutti, un diritto fondamentale. E allora da questa festa dell'unità rilanciamo con forza la ricostruzione di un sistema sanitario pubblico, gratuito e accessibile a tutti, perché oggi in Italia 4 milioni e mezzo di persone hanno smesso di curarsi e la Sicilia è una delle regioni più colpite. Chi nasce in Sicilia ha meno anni di vita davanti, ha meno anni di vita davanti, non ce lo possiamo permettere. E quindi come Partito Democratico ci batteremo fino alla fine per rilanciare con forza il sistema sanitario nazionale, pubblico, gratuito, accessibile a tutti e a tutti.